Russia non è nuova a storie di vecchiette dall'aria innocente che si rivelano poi feroci assassine. Ed è proprio dalla Russia che arriva la macabra storia di Sofia Sokova. Soprannominata dalle maggiori testate giornalistiche russe, la Sweeney Todd della Russia o Granny River. Sofia Sokova, nata nel 1939 in uno sperduto paesino della regione di Novgorod. Non proveniendo da una famiglia benestante, iniziò a lavorare sin da giovane, facendo leva sulle proprie forze. Nel corso del tempo si trasferì a Chabrovsk, dove si stabilì e si sposò. Qui iniziò a lavorare come macellaia, un mestiere che in futuro la ispirerà nei suoi omicidi. Fino al 2005 Sofia ha condotto una vita piuttosto normale, ma quando in quell'anno suo marito morì, in lei scattò qualcosa che forse covava già da tempo. Fu allora che commise il suo primo omicidio. Il 14 dicembre 2005, Masha Dmitrieva, di soli 8 anni, stava tornando da scuola con la sua amichetta Vika, ma non arrivò mai a casa dei nonni, che la stavano aspettando. Preoccupati, allertarono la polizia. Vika venne ascoltata dagli agenti e riferì loro che proprio mentre si stavano salutando, una vicina di casa era uscita in veranda lamentandosi degli schiamazzi delle due bambine e aveva minacciato Masha dicendole che le avrebbe tagliato testa e mani. La vicina era proprio Sofia Sokova, che venne convocata dalla polizia per essere interrogata. La donna raccontò di aver visto la bambina salire le scale, poi di averla vista uscire di nuovo in strada, richiamata dalla sua amichetta. La donna poi affermò di essere rientrata in casa e di non aver visto più la bambina. La notte della scomparsa di Masha, per le strade vicino al condominio di Sofia Sokova, qualcuno lasciò della carne per gli animali randagi della zona. Inizialmente non diedero molto peso alla cosa, ma quando il 27 dicembre un uomo che viveva a Chabrovsk trovò i resti umani in un sacchetto di plastica, la polizia venne subito allertata e collegò il ritrovamento dei resti con la scomparsa della piccola Masha. Dopo il ritrovamento però, l'omicidio, che aveva scosso l'intera città, rimase irrisolto. Nulla si trovò che collegasse la morte della bambina con la macellaia, che allora aveva 66 anni. Nel 2013, Anastasia Micheva, di 47 anni, decise di andare a trovare la sua parente, Sofia Sokova, con l'idea di restare da lei un paio di settimane e poi andare a vivere con la figlia Mosca. Però anche lei scomparve. L'ultima volta venne vista dal postino il 9 marzo 2013, proprio in casa di Sofia. L'uomo non notò nulla di strano. Da quel momento Anastasia smise di contattare la famiglia. Era come se fosse sparita nel nulla. La polizia si presentò di nuovo a casa di Sofia. La donna disse che Anastasia improvvisamente decise di andarsene. Gli agenti notarono la presenza di alcune macchie di sangue sulle pareti. Alla richiesta di spiegazioni, la donna rispose che Anastasia aveva sventolato con forza un fazzoletto intriso di sangue dopo che si era soffiata il naso. Un mese dopo, lo stesso postino tornò a casa di Sofia per portarle la pensione e parlarono della scomparsa di Anastasia. Quando la donna gli raccontò di averla vista dalla finestra mentre saliva su un'auto, il postino rimase perplesso perché le sue finestre non davano sulla strada. Anche i vicini notarono movimenti strani. Videro Sofia indossare gli abiti di Anastasia e la videro portare fuori casa alcuni mobili sui quali si vedevano delle tracce di sangue. La donna venne di nuovo interrogata dalla polizia, ma non riuscì a provare niente. Nel 2019 Sofia uccide Vasily Slavtych, un collaboratore scolastico di 62 anni. L'uomo era stato buttato fuori da casa e aveva bisogno di un alloggio. Una sua conoscente si offrì di ospitarlo. Purtroppo per lui, quella donna era Sofia Sokova. La notte della sua scomparsa, i vicini di Sofia sentirono strani rumori e gemiti provenire dall'appartamento dell'anziano. Il giorno dopo la videro gettare un pesante sacco nella spazzatura.
Allertarono la polizia, che nel frattempo era stata avvisata del ritrovamento dei resti di Vasily. Questa volta Sofia non ebbe scampo e venne arrestata dopo che nel frigorifero trovarono le viscere e gli organi dell'uomo. Dopo questa scoperta si sospettò che la donna fosse una cannibale. All'inizio Sofia cercò di negare. La polizia, non convinta, iniziò ad esaminare i vecchi casi di omicidio avvenuti in città. Dopo diversi giorni in carcere, la donna cominciò a confessare tutti i suoi omicidi ai compagni di cella, incluso quello della piccola Masha. Raccontò di averla smembrata e gettato i suoi resti dal balcone affinché fossero mangiati dai cani. In seguito, la donna cercò di ritrattare, dicendo che la confessione le era stata estorta, ma le prove contro di lei erano schiaccianti. Una sua vicina di casa dichiarò: «Abbiamo sempre trovato strano che, nonostante fosse scontrosa e ostile, spesso trovava il tempo di cucinare cose per i bambini. Erano quasi sempre piatti di carne. A volte le dava anche agli adulti. Soprattutto era carne in gelatina. Lo ricordo bene perché mio marito mi ha detto di non mangiarlo. Non si sa mai di cosa è fatto. E ora sembra che avesse ragione». Sofia Zukova, all'età di 80 anni, venne accusata di aver assassinato 3 persone e, con i loro resti, aver preparato delle pietanze a base di carne in gelatina per i bambini del quartiere, anche se di questa notizia non è stato ritrovato nessun riscontro sulla stampa russa. Attualmente la donna si trova in carcere, dove passerà il resto della sua vita.